Ciao a tutti ragazzi, qui Coridan per Maledetti Dadi con Arcella e Malapietra. Piacere, io sono Luca. E oggi si gioca qui in sede il terzo torneo di Saga, Età delle Crociate, in tre turni. Con 18 giocatori. Con 18 partecipanti, quindi ci sono diversi tavoli che ora vedrete comunque nel corso del video tutto quanto, ci sono diverse partite. A turnazione ovviamente poi c'è una premiazione finale che anche nel corso del video vedete insomma tutti quanti i premi che sono stati dati dai vari sponsor che hanno offerto l'evento. Questa è una delle attività più gettonate, organizzano molti tornei in vari giochi, quindi Saga, nelle varietà, nelle varie ambientazioni, nei vari regolamenti che stanno uscendo con editori, Bolt Action, One Page Rules e moltissimi insomma altri wargame di spicco e regolamenti, anche roba della Games Workshop, Warhammer 40.000 e Age of Sigmar, e poi comunque anche un punto di ritrovo dove si ritrovano regolarmente magari la sera per fare una partita a un gioco senza nessun torneo ovviamente, amichevoli fra di loro, e trovate in descrizione tutti quanti i social, Instagram, Facebook, poi fondamentalmente questi sono i social che abbiamo. Comunque generalmente la nostra associazione fa un ritrovo settimanale la sera dopo cena, il mercoledì, e poi almeno una volta al mese organizza una giornata ludica che va dal primo pomeriggio con la cena, come quella che vedrete più o meno organizzata anche in occasione di questo torneo, anche se qui siamo a pranzo, e poi continuiamo a giocare anche dopo cena, e queste sono in genere le tre tipologie di eventi che principalmente organizziamo: tornei, i vari giochi, appunto le serate ludiche aperte a tutti i soci, ma anche chiunque vuole venire a provare un qualunque gioco con noi è sempre il benvenuto, o se no queste giornate tipo di gioco che facciamo un'intera giornata da, diciamo, dal pomeriggio alla sera con la cena, per fare un po' di aggregazione sociale oltre che semplicemente il gioco da tavola, il gioco di miniature, il gioco di ruolo, non facciamo più niente. E questo è quello che fondamentalmente fa la nostra associazione. La nostra associazione fondamentalmente promuove il gioco in tutte le sue forme. Questo è quello che fa. Penso se che siete comunque nei dintorni o nelle vicinanze, perché si trova a Marina di Pisa, quindi sul litorale pisano, insomma, avete tutti quanti i social per cercare informazioni nel caso partecipare attivamente e personalmente. Ciao! Ciao! Strategico, basta che tu ti muova oltre alle dal nemico, tu inizi e finisci oltre alle dal nemico, quindi ti puoi muovere del movimento dell'unità. Thank you.
Stefano, Davide, tutti quelli che hanno dato una mano. Ringrazio ovviamente gli sponsor, Zemola, la Fuzzala, Daily House, Jojo Escape, Maledetti Dadi, Snap, Redditori e Charlie Sport. Ringrazio chiaramente agli editori che sono venuti. C'è anche Cesus. C'è anche Maledetti Dadi, io li farei alzare. Sono presenti oggi. Ringrazio a tutti, spero che il caso sia andato bene, ora ci sarà il secondo, spero che il sia siamo in 35, quindi un numero non indifferente, e spero che sia una bella giornata per tutti, perché anche da varie parti d'Italia che vi ringrazio, perché comunque sono tutti alla strada, e siamo divertiti e si va col secondo. Cos'è un badge rules? Un badge rules è un gioco che tramite una serie di regolamenti permette di giocare miniature e giochi fantasy o futuristici, ambientazione libera e a miniature libere. In questo caso usiamo la versione di regolamento che è Grim Dark Future, che permette di schierare esercizi sci-fi. In questo caso usiamo miniature di Games Workshop per comodità, perché io le avevo già. Te farai una cosa analoga e ti illustro la mia lista. In questo caso ho 10 fanti che si chiamano nel gioco Battle Brothers e rappresenteranno gli Space Marine tattici. Ci sono 3 moto che rappresenteranno gli Space Marine in moto, ovviamente con un capitano, e questi 5 che sono gli esploratori, gli Space Marine, che rappresenteranno i Pathfinder. Poi immagino che se mi illustri la tua lista di sorelle guerriere. Ce le tiro fuori? Sì. Per 40.000 è un mondo inclusivo, possiamo morire tutti per libera. Bravo. Esatto. Pur dietro. Esatto. Fateci vedere il premio. Anche nel via di ordine. Fategli vedere. Antonio, ci fa fare la foto. Faccio vedere.
guarda, facessi tutti. Allora, in più... Ma no, che espressione è? Una persona andiamo al premio pittura e purtroppo, fra virgolette, il signor Pietra si è aggiuntato anche al premio pittura. Ma era cieco quello che... Me l'ha prestato un mio amico. Grazie. Era cieco quello che... Ha fatto anche un po' di pittura. Guarda, piccolo spazio pubblicità, potete vedere tutti gli sponsor che siamo riusciti a raccogliere, grazie a tutti voi. Un applauso, grazie. Grazie. Purtroppo siamo 16 e 3 rimangono un po' scottati perché sono arrivati 13esimo, 14esimo e 15esimo, quindi Stefano Scatena, Santione Laura, io, lui e il suo figliolo si rimane fuori dai premi perché siamo in realtà. Bravi tutti! Grazie! Allora, Andrea, il signor Dotti Enrico va a ritirare il 12esimo posto. Un guardaggio singolo, 12esimo posto. Non mi fanno passare. No, sono dei cattivi. A favore di telecamera, se vuole ringraziare. Ma non ci sta dentro tutto. Metti il grand'angolo. Ci ho vinto. Allora, Alessandro Parvanti vince il premio al grande sponsor Cesio Scape, uno dei tre premi. Mondini Stefano ritira il premio per il 10° posto, sempre offerto dal nostro Cesio Scape. Michele Paradiso ritira il terzo, insomma, uno dei tre premi al passo. Ok, ora iniziamo la premio outfit Andrea. Ah, ok. Stefano ci ha avuto, scusate, perché il signor Baroni Stefano si aggiudica un premio del nostro sponsor Uppsala, ovvero i musulmani. Ce l'hai il musulmano? Il settimo posto vince Guarnieri Marco, altro che è stato la Uppsala. Io sono questo piccolo. Questo è lo stato il 7, 4, 5. Ce l'hai fatta, Flavio. Sì. La villa si aggiudica il premio. Questo sono i musulmani poi. Libreria Semola. Io non so, volevo vedere. Si chiama Carter, già che il tuo inglese. Poi abbiamo Trincetto. Francesco Dale Piace, che mi tira il secondo premio più alto, aspetto sempre la Sema. E ora Punterone, un cucchiaio di legno, ritira il primo premio che lo sponsor Sema. Francesco, vado a far cambio, lo sai, io ho 11esimo posto. Allora, entriamo nella off trick, quindi Paolo Beppi si aggiudica il nostro premio, che è una baby house, altro sponsor. Del baby house, mi raccomando, contattatelo direttamente. Secondo me mi basta una mail, perché ora noi gli manderemo una classifica, lui ci dice ok, appena chiederò. Guarda qui. Quindi da via House basta contattarlo, noi gli manderemo, poi vedremo mandare la classifica, tanto a lui gli interessa più di te, lo contattate, ci avete il buono. Ok, allora Marco Massi si aggiudica al secondo posto. E il signor Antonio Pietra, che ci è venuto per scusa, lo dico, ha vinto tutto, ha vinto.
grazie, vi ringrazio. Grazie a voi.